Buonasera, bentrovati cari amici di Focus 3.0, Mistero della Vita. Questa sera voi mi vedete in questa rubrica come, diciamo, un benvenuto da parte di Focus a Roberto Romiti, che sarà il conduttore di questa nuova rubrica, molto bella, molto particolare, diversa, Pensieri per Pensare. E Roberto Romiti è un pezzo della storia di questo nostro ambito, no, in cui noi di Focus 3.0, il Mistero della Vita, ci muoviamo e organizziamo le nostre dirette e contenuti. Quindi non poteva mancare davvero un personaggio come lui. E abbiamo parlato a lungo insieme, insomma, abbiamo deciso di fare questa rubrica, che sarà appunto una rubrica un po' particolare. Io adesso faccio entrare il nostro Roberto, eccolo qua, ben arrivato, caro Roberto, ben arrivato su Focus 3.0. Direi che dopo questa presentazione posso solo peggiorare, cioè possiamo chiudere qui, è andata bene, un buon ascolto. Allora, intanto io ti do un benvenuto da parte di Enrico Valentini, il fondatore di Focus 3.0. Santo Enrico. Santo Enrico, e ti do il benvenuto da parte di tutti i nostri amici iscritti al gruppo che si stanno seguendo sia su Facebook che su YouTube. Ben arrivati anche a voi. Dicevo ai nostri amici che abbiamo ragionato un po' io e te insieme e poi abbiamo deciso di fare appunto questa rubrica, che sarà una rubrica nuova, diversa, interessante, sicuramente perché condotta da te, anche divertente con la tua ironia. I nostri amici si abitueranno anche a questa tua sana ironia che fa solo del bene, soprattutto in questi tempi, no? E quindi, insomma, direi che potremmo almeno, cioè, sicuramente avrete visto nel post la biografia di Roberto, ma se dobbiamo fare un po' una sintesi, no? Possiamo iniziare da quello che è stato proprio la tua prima attività. Insomma, tu poi sei stato un grande pubblicitario, insomma, come abbiamo visto scritto, noi usiamo ancora oggi cose che portano nomi creati da te, come Estate, che appunto prima con te, e poi altri brand, ecco, che noi abbiamo conosciuto attraverso le pubblicità. Ecco, ma racconta un po' Noi noi ragazzi. ragazzi, sì, esatto, ecco, racconta un po' tu, perché così le persone sentono raccontare, che già è sempre un piacere sentirti parlare e raccontare, ecco, le cose della tua vita, più tutte le cose della tua grande conoscenza, delle tue grandi esperienze, ecco, molto ad ampio raggio, Allora, ecco. come vedi, ho messo la prima camicia che ho trovato stasera, perché insomma, Bellissima. no, no, anche perché, come sai, da qualche ormai anno sto portando avanti un progetto che si chiama Music Sun World, musica, sole, mondo. In italiano è semplificato come la musica ci salverà. Ecco, noi parleremo di questo, Avremo modo di. molto presto parleremo di questo bellissimo progetto, insieme a Rino Capitanata. Con Rino Capitanato, anni fa un mio amico, credo che fosse un amico perché mi ha definito il pubblicitario esoterico. Allora, sulla parola pubblicitario mi viene sempre in mente il titolo di un libro che ha avuto un successo mondiale, di un francese, grande pubblicitario, Jacques Séguéla. Il titolo del libro, edizione Lupetti, io avendo fatto anche l'editore, cito sempre Perché autori, editori, certo. eccetera. Il titolo del libro è "Non dite a mia madre che faccio il pubblicitario, lei crede che faccia il pianista in un bordello". Questo è il titolo del libro. Pubblicitario. Esoterico è quella parola strana. Diciamo che circa, chiariamo, io ho il mio corpo a quasi 80 anni, il 28 giugno fa il mio corpo, ma io, virgolette, io da molti anni ne ho 17, vado per i 18 e non riesco a diventare maggiorenne. Poi magari parliamo di come si fa a capire qual è la vera età. Quindi il corpo va avanti per conto suo. Se io
prendessi coscienza che ho quasi 80 anni, mi suiciderei. E che sto a fare? Anche se il suicidio È sconsigliato. fa un po' male, insomma, non fa No, molto bene alla salute. Quindi la parte pubblicitaria mi ha aiutato ad affrontare questo mondo cosiddetto esoterico, che io sono andato a verificare di persona, perché parlo di cose che ho provato, quindi posso parlare di una seduta spiritica con una delle più grandi medium dell'epoca, Libia Martinengo. Tu sei di certo. Torino, quindi l'hai conosciuta. Certo, l'ho conosciuta e come. Ecco, una serata accompagnato da una giornalista di Torino, scrittrice che è Giuditta Dembek, da Gustavo Adolfo Roll, che mi ha fatto, che a un certo punto mi ha detto: lei è un tipo che si impressiona, ma dico, no, vediamo. E abbiamo fatto dei giochi, quelli di carte che si trovano scritti nei libri, dove le carte le ho toccate solo io, alla faccia di Piero Angela e vari accoliti. Se si parla di filosofi saggi, io ho incontrato più volte uno che ha condizionato abbastanza il nostro pensiero, che è Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Sono stato addirittura a Asane, in Svizzera, ai piedi di Krishnamurti, perché eravamo 7-8, non c'erano sufficienti sedie, e non mi è venuto neanche in mente di chiedergli né un autografo né fargli una domanda. Cosa gli chiedi a uno che ha scritto un libro, Libertà dal conosciuto? Questa frase, cosa vuol dire libertà dal conosciuto? Vuol dire che prima di essere liberi bisogna raggiungere un certo livello, una Di certa conoscenza. frequenza, oltre la quale incomincia a parlarti un altro assurdo, la voce del silenzio. Suo E qui, libro. ragazzi, qua bisogna semplificare un po', perché come pubblicitario io mi sono trovato con Romano Bertola a condividere fenomeni dell'epoca, tipo Miguel son sempre Midra, Talmone, Gioconda, e che ci ho scritto Giocondor, gigante, pensaci tu, Maria Rosa, il mio gattino, Bellissima. povero, ecco, brava, brava, Maria Rosa. Cosa ho capito? Ho capito che con un condor impicchiata, in Piemonte si dice, ci ho scritto Giocondo, la gente che ascoltava il giorno dopo andava a comprare la Nutella. Ma cosa c'entra? È chiaro che è un falso, cioè quando c'è famiglie che si abbracciano, che si baciano, mulini che girano, perché scatta questa cosa? Qui è scattato l'interesse per il cosiddetto al di là se c'è, verificando l'al di qua, cosa di pratico. Quindi ho praticato la radiestesia, la scrittura automatica, un po' di questi giochini, un po' di meditazione. Sono stato nell'82 in India per portare nelle farmacie italiane la medicina Ayurveda, i prodotti e la Questo filosofia. hai fatto una cosa importantissima. Hai Ma a mia fatto. insaputa, cioè, Allora non era così, difatti, ecco, ti però chiederò poi adesso. di farmi una domanda. Va E bene. lì ho incontrato un insegnante di una scuola. In questa scuola si imparava a stare sottoterra per più giorni, seppellitili lì sotto. Lui era riuscito a stare 40-50 giorni, aveva fatto un giro in Europa, io ho foto, tutto documentato, e gli ho chiesto come fa a stare sottoterra, dentro una bara chiusa, coperto dalla terra. Lui mi ha fatto vedere la lingua tagliata in due, se l'era tagliata in due con una lametta. Oh, mamma mia. La metteva all'interno e ha detto: esce una sostanza che poi ho identificato con Amrita, c'è una casa editrice di amici Noi ne nostri che si sappiamo chiama qualcosa perché. Amrita o Amrita, non l'abbiamo ancora Sì. capito, e lì usciva questa specie di nettare, dice: questo è quello che mi mantiene in vita. Poi si dava l'orario e a questo punto si svegliava quando lo risvegliavano.
Allora, non si può stare così, dice, vabbè, lo fa lui, chi se ne frega. Io ho cercato di capire perché. Chiedimi perché. Perché? Una domanda, Sei anzi, curiosa però, eh? sì, anzi, te lo dico alla piemontese, perché? Scusa, Perché? vedo che... Scusane, No, ecco. ecco, vedo che sei curiosa, ti E allora rispondo. sei costretto a rispondermi, Sono ecco. costretto, questa volta sono costretto a rispondere. Quindi perché? Allora, o siamo altruisti o siamo egoisti. Ognuno di noi ha questa dualità. Se sono altruista, aiuto gli altri perché sono altruista, che già fa. Se sono egoista, aiuto gli altri perché mi aspetto di avere un ritorno, un vantaggio. Quindi nella mia vita io ho capito, non ho ancora deciso se sono più altruista o più egoista, ma in ogni caso, quando facevo un'esperienza e quando provavo certe cose, ho sempre avuto la necessità di, come pubblicità, di sintetizzare e di passarlo ad altri. Anche perché nessuno è perfetto, ho avuto anche tempo per laurearmi in fisica. E una cinquantina d'anni fa, prima che venisse di moda la fisica quantistica, oggi tutti parlano di fisica quantistica, prevedo che avremo anche poi presto la carta igienica quantistica, perché non tutti ne parlano, non hanno capito bene cosa vuol dire. La fisica quantistica dice che l'osservatore è l'osservato. Lo sperimentatore è l'esperienza. Questo toglie lo spazio e il tempo, quindi tutto si svolge contemporaneamente. Quindi, se Certo. io mi voglio bene, quando scopro qualcosa lo passo. Ma che cosa passo? Per giustificare la laurea in fisica, perché poi ho fatto il pubblicitario, insomma. Passiamo delle frequenze, passiamo delle notizie. C'è ancora qualche medico, direi una cattiveria, ma sempre col collo alto, che dice che l'omeopatia è acqua, è solo acqua. Altri dicono che non esiste la memoria dell'acqua, nonostante ci siano Certo. sperimentazioni e centinaia di libri che lo dimostrano. Ma io so esattamente, per aver La esplorato memoria la dell'acqua. memoria dell'acqua, Massimo Citro, nostro amico da molti Amico. anni, Sì. però per interessi privati o di società, perché io ho avuto anche una ditta che vendeva prodotti in farmacia e in erboristeria, mi sono incontrato piacevolmente col mondo della sanità di Roma e i vari ministeri, per cui so come ci si comporta e appena ho potuto ne sono uscito. Anche perché se ti evidenzi troppo vieni segato. Bene. Allora, se ho detto altruista, però dobbiamo prima decidere chi siamo noi. Perché se io non so chi sono, rischio di aiutare la vecchietta. Venga signora che la faccia attraversare la strada. Quella dice, ma io aspettavo mio nipote dall'altra parte. Allora, oddio, il più facile è, oddio c'è, oddio non c'è. Se io non credo in un Dio, qualunque possa essere, con chi me la prendo? Qualunque cosa mi succede, sono fatti miei. Non posso prendermela con qualcosa in cui non credo. Quindi arrangiati, arrangiati. Se credo in Dio, l'essere perfettissimo, Signore del cielo e della terra, non c'è foglia che si muova che Dio non voglia, qualunque cosa succede, chi è il titolare? Allora, la domanda che ho fatto, mi sono trovato a fare a delle autorità, preti, di vari livelli, di chi è l'inferno? La risposta era ovvia, del diavolo. Ah, dico, bene, scopriamo che c'è qualcuno che è al di fuori, ha un potere al di fuori di Dio. Ah no, ma allora la mia conclusione è che l'inferno, se c'è, ma è molto probabile che non ci sia perché è molto costoso come riscaldamento,
Passiamo al purgatorio, anche questo qui è un po' dubbio. Di chi è Amazon? Di chi è il Rai 1, Rai 2, Rai 3? Di chi è figlio Bill Gates? Questo mi ha portato a capire, fisica quantistica tutto è uno, che non c'è il nemico. L'errore che io posso fare è di considerare il nemico. C'è qualcuno, entriamo in campo, facciamo una bella partita tra sposati e ragazzini, ma siamo tutti nello stesso gioco. Gli orientali dicono lila, il gioco di Dio, la danza di Dio. Ho trovato due piccole, sono due piccole calamite, calamitine. Quando le posso avvicinare? Solo quando positivo e negativo stanno assieme. Altrimenti, se io cerco di avvicinare i due positivi e i due negativi, si respingono. Respingono. Questa è una legge fisica, non è parapsicologia. Che cosa vuol dire? Che chi ha fatto questo tipo di legge ci ha dato una dimostrazione che positivo e negativo devono trovare un accordo. Il tavolino sta assieme perché forze positive e negative. Io ho scelto, e vediamo poi se mi è andata bene, di giocare per un certo tipo di squadra. Sarà la migliore, sarà la peggiore? Ma perché chi segue i cosiddetti fratelli, perché tra di loro si chiamano fratelli della mano destra e fratelli della mano sinistra? Io non chiamo fratello nemico, perché fanno parte dello stesso gioco. Allora, capito questo, io farò di tutto, stasera sono qui per questo, per trasmettere il tipo di frequenze che servono a me, nella speranza di raggiungere una massa critica talmente elevata come in omeopatia, una forza che non si vede, una luce che non si vede, elimina tutte le nebbie che sono più basse. E questo è il lavoro che mi sono dato, adottando lo slogan, il detto di un miliardario americano che aveva un pallino, voleva raggiungere, ma non aveva un dollaro. Gli amici gli dicevano: ma vedi che sei offeso, non hai un dollaro e vuoi fare i miliardi. Lui, quando è diventato miliardario, una volta ha detto: la missione era impossibile, ma io non lo sapevo. Quindi non posso neanche fallire, è impossibile. Nel discorso che andremo a fare, pensieri da pensare, perché? Perché sono una spremuta di tutti i pensieri che io ho ritenuto in più di 50 anni. Perché spieghiamo che poi tu ti sei occupato di teosofia, sei stato uno dei. Sì, no, non mi buttare giù subito. No, beh, insomma, perché voglio dire, poi quando tu parli di 50 anni, noi pensi, io penso anche a quello che tu hai fatto Sono in questi stato 50 anche, sì, anni. vabbè, presidente di due gruppi teosofici perché nella teosofia ho riconosciuto, cioè io viaggio a slogan, non c'è religione superiore alla verità. Questo è il mio slogan. E libertà dal conosciuto. In più, ho ammirato molto quella che è stata la vita della fondatrice Madame Blavatsky, anche se ho letto 3 volte La dottrina La segreta, sono segreta. 8 volumi. Letto, io mi definisco un grande sfogliatore. Ho sfogliato tante pagine perché non è che ho capito molto, ma ho capito il tipo di vita che ha fatto quella donna in quell'epoca. Ci doveva essere un fuoco talmente forte che faceva superare Ma tutto. certo, era a Questo cavallo tra l'800 e il 900, una donna che viaggiava da sola. Poi capisci? una donna molto forte era lei, c'è cioè un bel carattere, E insomma. quindi anche il perché mi sono chiesto perché la Montessori ha creato il metodo Montessori. La Montessori si è iscritta alla Società Teosofica nel 1899, ha passato 13 anni in India nella sede. Allora, lei aveva già delle sue idee originali, ma lì ha trovato il principio base, cioè in un bambino c'è già il germe di qualcosa
diciamo, di adulto, di più grande, e quindi devi stabilire una sintonia con loro, non per diventare dei rimbambini, gni gni gna gna gna, perché quelli che sono simpatici ai bambini sono quelli che li trattano alla pari. Questa è la forza. Non vedono in loro cicino, cosino, eccetera, perché quelli sono più forti, soprattutto quelli che stanno nascendo adesso. I marziani di oggi fanno ridere, rispetto, io ho un nipotino di 4 anni e mezzo e una di 14, quella di 14 è già vecchia, cioè è già Charlie Chaplin rispetto a questo qui di 4 anni e mezzo, ma probabilmente chi nasce adesso in questi giorni è già vecchio mio nipote di 4 anni e mezzo, cioè vedi che è proprio un sistema di ragionamento e due occhi che ti fulminano in continuazione. Però di certo voglio dire, è una cosa che tutti, soprattutto i genitori, ecco, dovrebbero tenere presente, che è davvero il compito dei genitori è quello di tirare fuori, quindi far crescere il bambino per cercare di far tirare fuori quella che è la sua essenza e non, E come fanno che non ce aspetta, l'ha? e non modellandoli a seconda delle desiderata. Degli adulti che hanno intorno, ecco. Invece noi dovremmo, come genitori, aiutare i nostri figli a tirare fuori il loro potenziale, a esprimersi e non a condizionarli, plasmandoli e facendogli fare quello che riteniamo noi giusto senza saperli ascoltare, senza saperli osservare, capire, no? Io direi che dovrebbero essere loro a educare noi, cioè noi capire. Lo so, perché quel rapporto lì presuppone un grande ascolto dell'altro, quindi è un grande esercizio di crescita Ma per dove noi. sono gli insegnanti? Dove sono i E dove genitori? sono i genitori? Io sto lavorando perché c'è chi può salvare il tutto. Anni fa, una quindicina d'anni fa, assieme a una ex panettiera che ha creato una piccola ditta vicino a Belluno, un piccolo gruppo per fare solidarietà con delle amiche, le ho proposto un'idea che ha messo in pista, si chiama Le favole di casa. Le favole di casa, io ho radunato un certo numero, una quindicina di scuole, quarta, quinta elementare, e io ho fatto una riunione con le maestre. Le favole di casa era: le maestre dicono ai ragazzi di scrivere a casa assieme ai nonni delle favole. Che È poi erano le venuto favole fuori, dei nonni. sono venute fuori delle cose molto interessanti, perché poi i nonni hanno delle storie che nessuno più conosce. È venuto fuori un libro, fisicamente un libro, e i bambini potevano anche disegnare l'argomento delle favole. E io ho detto alle insegnanti: attenzione, perché a seconda del tipo di favola e dei colori che i bambini usano, perché se un bambino mi fa la favola, la fata e il drago, mi fa dei disegni usando dei neri, dei rossi, colori cupi, vuol dire che in famiglia ci sono dei problemi. Quella è stata un'operazione. I nonni possono, assieme ai nipoti, salvare, perché il nonno torna un po' bambino, nel senso che, cioè, utilizza, abbassa un po' le sue frequenze di ahimè, povero me, non sente più dei Sì, dolori. Niente. Il bambino la si voglia. eleva e assieme creano una forza al di là dei genitori. Sì, e diciamo che poi recuperano ancora, perché è sempre così, no? Noi troviamo nei nostri nonni, ancora c'è, da un punto di vista, poi certo ci saranno dei limiti, però ci sono ancora delle cose che sanno di favola, nel senso che non appartengono più al presente che noi stiamo vivendo, ma sono una testimonianza di come si possa vivere, ecco, insomma, no? Chiaro. Ecco. E noi Quindi, dobbiamo tanto salvare adesso i presupposti, i nostri amici lo sanno, perché io dico sempre che noi dobbiamo cercare di salvare molto, tutto ciò che c'è da salvare della nostra umanitudine, ecco. E i nonni hanno sempre svolto questo compito, no, di preservare, ecco, la nostra umanitudine nel racconto delle cose belle, no, delle cose che sapevano di cuore, ecco, no, di sentimento, ecco. Non era, cioè, un discorso di
come dire, sdolcinato, ma No, no, perché è no. proprio quello che poi alla fine ci salva, ecco, che è l'amore Con uno sempre al spirito popolo. sportivo. Sì, Ah, sì. adesso, amore, guarda qua, non so se si vede. Anni fa ho messo a punto una formula, perché sennò che pubblicità era. Non so se si vede. Si legge, Comunque, sì, qui c'è è scritto, è una l'amore. formula matematica. Più si divide e più si moltiplica. Bella, molto bella, E non molto, si molto. consuma, e non si Vedi, consuma. questo è il pubblicitario che c'è in te che Allora, il esatto. pensiere da pensare è Ecco, questa torniamo a noi, ecco, premuta, questa che sintesi. ci abbiamo lavorato un po' su per arrivare, no, a decidere che cosa fare, no? E quindi è un bel esercizio. Adesso questa sera lo facciamo, ci sono io perché ho voluto presentarti, è anche un po' un salotto, ecco, questo Stai rischiando, eh? mi sto Stai rischiando. rischiando grosso, vero? Mi ci gioco la faccia, va Sì, bene, sì, sì, sì. mi ci gioco la faccia, ma so che sto puntando giusto. E quindi questa sera voi mi vedrete, ma poi le altre puntate ci sarà ovviamente solo Roberto, ecco, a condurre, ma io ho voluto dargli il benvenuto su Focus e avere un momento così in salotto a raccontarci un attimo un po' delle cose di Roberto, perché Roberto è veramente tanta roba, come si dice, e ve ne accorgerete strada facendo, ecco, no? Ecco, c'è qualcuno che ci sta scrivendo. Io sono di Belluno. Belluno. Mi onora sapere che le favole elencate sono partite anche Certo, da una bellunese. Ecco, certo. vero? Bene, Con 15 paesi. Allora, allora parliamo ritornando. di pensieri per pensare. Esatto. Ecco, perché Io noi siamo arrivati a questo? siamo arrivati a questo perché, secondo me, c'è bisogno di lanciare degli stimolicchi, delle punturine energetiche. Al di là del fatto, infatti, io chiederò gentilmente di non mandare, cioè non risponderò a domande, perché è pensieri da pensare, non pensieri da rispondere. Però Noi ci ogni vediamo. tanto noi guardiamo se ci sono dei commenti, Riuscirai a li rimettiamo insieme, corrompermi? sì, no, però possiamo No. anche invece decidere che tu puoi fare la tua rubrica così, però ogni tanto noi ci facciamo una diretta Sì, e sì. E diamo un po' di risposte, no, ai commenti dei nostri amici. magari Perché io riuscirò a corromperti e a farti partecipare ad altri pensieri da pensare. Non ecco, mettiamo limiti sì, lo so, all'incoscienza. mi devo io già, Vediamo, perché vediamo, mi vediamo. capitano delle cose come succederà questa settimana che mi ritrovo a fare tre dirette una dietro Va l'altra bene, va bene. e vorrei che le persone non pensassero che sia un eccesso di presenzialismo, bensì una necessità, ecco. Ritorniamo a Dio. Allora. Abbiamo detto, Dio non c'è, affari tuoi, arrangiati. Dio c'è. Se Dio c'è, dipende tutto da Lui. Chi crede in Dio veramente ha una grossa fortuna, perché c'è un mantra da sempre che è uno dei più potenti, no? Mantra, adesso i tuoi ascoltatori lo sanno, di sicuro. Comunque, è la ripetizione di una frase che è ripetuta un certo tipo di frequenze che agisce sulle cellule, modificando lo stato generale, una forma di cimatica, che è un'altra parola che fa vedere come le frequenze creano forme armoniche. Chi ha fede, qualunque cosa gli succeda, ha un mantra: Signore, sia fatta la tua volontà. Fine. Ma sono stato calpestato, mi è morto un figlio. Fine. Non c'è altra possibilità, altrimenti Dio è a tua immagine e somiglianza. Fine. Io mi sono posto un'altra ipotesi, perché dico, porca la miseria, ma passare tutto il tempo a dire, Signore, sia fatta la tua volontà, cosa eccetera, come lo giustifico a mia moglie, questa roba qui, che passo il tempo a dire. E ho messo in pista, nell'ipotesi che di poter fare qualcosa, quella che io chiamo, ricomincio da Dio, di apostrofo io. Sì. Cosa posso fare io? Beh, intanto
posso cercare di capire chi sono io. Il primo pensiero da pensare che mi è venuto, quindi io leggerò delle frasi prese in 50 anni di letture, più di 3.000 libercoli, alcune anche letti più volte, dove mi sono sempre segnato le frasi che mi servivano, le stampelle del momento, quindi ho quaderni interi di queste cose qui. Chissà perché non sono quel tipo lì, ma ragazzi, qualcuno... Ho anche un quadernetto dove scrivo delle domande sperando che qualcuno poi mi risponda. Chi dia le risposte. Sì, allora, le prime frasi le ho prese dal libro di una giovane scrittrice torinese, giovane perché ha scritto solo due libri, che si chiama, occasionalmente, guarda, si chiama come te, si chiama Anna Ma Tamburini. Dai, no, non ci posso credere. Sai le coincidenze temporali. Avete visto cosa succede? Avete visto che cosa succede per venire su un pubblicitario? Allora, questa ragazza torinese nel 2013 con Sante Edizioni Mediterranee, sempre sia lodato, pezzo di storia dell'editoria di settore, ha scritto Due mani, due ali, intervista straordinaria ad un arcangelo, e mi sembra abbia impiegato una decina d'anni. Beh, insomma, l'hai letto il libro? Perché non è che ti ho pagato per fare questo, no, è una tua scelta, sono carinissimo, ti ringrazio, ma però, è vero, no. Però sì, ci ho lavorato 10 anni, ho raccolto per 10 anni materiale intervistando durante una canalizzazione una persona che andava in questa parte del tuo libro l'ho messa perché mi serve, ma guarda che serve la parte egoista di me. Sì, fai? E cosa hai messo? Sentiamo che cosa hai messo del libro. Perché poi io rispondo a queste cose qua, dico, vedi, me l'ha scritto già lei, brava. Parola per parola, non improvviso niente. Ma io chi sono? Cosa sono? Perché sono nato? A cosa serve vivere? E dopo? Dopo la vita cosa c'è? Cosa c'è dopo la morte? Quando avrò consumato tutti i miei giorni, cosa troverò? Il nulla, il vuoto, il tutto. Perché vivere per poi morire? Perché morire? Ma qual è il vero senso della vita e della morte? In sintesi, chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo? Io ho capito che... Hai preso proprio quello che mi serviva. Però il succo è questo. Le mie conclusioni sono che queste domande sono totalmente inutili. Perché? Perché se ci concentriamo su queste siamo fregati. Cioè tutti noi abbiamo avuto delle situazioni drammatiche e se prendessi sul serio quello che è successo non ha senso. Io ho avuto mia madre che per 4 anni... ha sofferto, chiamiamo così, di Alzheimer e io ero a Torino, mia madre a Ivrea e mi telefonava certe sere dicendo vieni a prendermi perché c'è uno qua che dice di essere tuo padre. Mio padre come conseguenza l'ha dovuta ricoverare in una casa di cura, ha chiuso la casa che aveva costruito con lavoro ed è andato in una stanzetta nella stessa casa di cura, morendo poi di crepacuore, perché ha vissuto molti anni, tutta la vita con questa donna, piuttosto vivace, brillante, fantasiosa, e non lo riconosceva. Come si fa a superare questa cosa qui? Non prendendola sul serio. Relativamente parlando, sì. Ma io so che ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Ho delle emozioni che spesso mi fregano, ma non sono le emozioni. Ho una mente, si dice che la mente mente, voce del verbo mentire, ma non sono la mia mente. Allora, chi sono io? Un saggio indiano, io dico sempre che noi citiamo gli indiani, loro citeranno noi probabilmente, una volta ha detto chi sono io? Io sono quella cosa che vede attraverso gli occhi, ma non è gli occhi.
Io sono il guidatore dell'automobile, non sono l'automobile. Quando dico ho mal di denti, sono fregato. Il mio corpo ha il mal di denti, non io. Non mi toglie il mal di denti sapere che io non sono il mio corpo, ma cambia la situazione, cambia l'ottica. E lì si possono innestare dei sistemi di cura, frequenze, aspirina o che cosa uno vuole. Ma sono io che so che vivrò questi 100, 110, 120, 80, 35, cosa, ma la cosa continua perché in natura non c'è niente che muore. Ma cosa vogliamo dire? Non c'è nulla che muore. Stiamo vedendo esplodere la natura adesso, ma qualche mese fa era tutto morto, dicevamo. Non c'è nulla che muore. Ora, gran parte delle serate, delle interviste che fa non solo Anna, ma tutti i vari gruppi ci stanno dicendo, confermando che la morte non esiste, e sempre più ci sono canalizzatori, in gran parte sono donne, che canalizzano, vedono, ti descrivono persone che vedono, che sono tuo papà, tua mamma, tuo zio, Einstein, cose eccetera. Tutto vero, sta diminuendo questo muro, sta diventando una piccola pellicola. Arriveremo a vedere e allora cosa cambia? Io devo ricominciare da io. Io devo diventare padrone. L'uomo conosci te stesso, io lo traduco in uomo conosci i te stesso. Le subpersonalità che noi abbiamo dentro, vedi Jung a Sagioli, ogni tanto faccio qualche riferimento. Io devo diventare padrone di questi qui. Come? Nessun uomo mai è arrivato a vivere 2 secondi dopo. Nessun uomo, donna, mai è arrivato a vivere 2 secondi dopo. Ma ne viviamo uno per volta. Famoso qui e ora, no? Ci hanno scassato questo qui e ora, ma io devo andare al mare la prossima settimana. No, sono tanti istanti uno dopo l'altro. Ogni istante può essere l'ultimo. Noi andiamo a dormire e ci vediamo domattina. Eh sì, il calcolo delle probabilità ti dice di sì, ma non abbiamo nessuna certezza. E il sonno profondo viene descritto come una piccola morte. Bene, nessun uomo è mai riuscito a vivere 2 secondi dopo, ma io ho un istante da vivere. Questo. Bene. Ma vivo in un mondo duale, si dice su base 2. I computer funzionano su base 2, 0, 1, non su base 3, 4, 5. No, ci sono due possibilità. Quindi ricomincio da io perché se io riesco a diventare padrone del mio istante e di tutti i successivi, vedo poi che cosa succede. Come faccio? Cosa applico? Siccome devo utilizzare il meccanismo della mente, utilizzerò. Mi piace, non mi piace, mi serve, non mi serve. Ci vuole qualche giorno perché l'inconscio registri questa tecnica. Quindi in ogni situazione deve scattare questo che vede attraverso gli occhi, ma non ha gli occhi. E incominciano a succedere delle cose perché? Perché io acquisto coscienza, acquisto dominio di me stesso, ma gli altri che sono intorno a me vivono finché la barca va. Bisogna ripartire, se Dio non è l'essere, ricomincio da io in questo modo qua, nel dualismo, sapendo che c'è un istante, diventando padrone dell'istante. A questo punto la morte non esiste, o se esiste, non credo che sia necessario andare nei cimiteri tutti gli anni, accendere. Un ottimo business. Io ho i miei genitori, io nacquetti nel secolo scorso a Pistoia, toscano, poi ho vissuto Ivrea, Torino, eccetera, eccetera. Bene, una mia cugina ha fatto in modo che i miei genitori nel cimitero di Pistoia fossero seppelliti vicino a una finestra perché così prendevano la luce. Era una cara ragazza, ma avrei voluto dire scema, scema. Ma se l'anima è immortale,
credi in Dio, ti arriva il prete che ti dà la benedizione, vai in paradiso, ma sarà la cosa più logica pensare che i nostri genitori e parenti sono con noi? Cosa vado a fare là? A onorare un cappotto? Poi lo posso fare perché la nostra mente, le nostre emozioni hanno bisogno di stampelle, ma non è più facile pensare che sono ancora con me. E io ho degli esempi praticissimi di verifica. Quando è morta mia madre, mio figlio allora aveva 16 anni e ha chiesto a mia moglie di dormire con lei quella notte, per cui io sono andato a dormire nel suo letto. Al mattino, quindi 16 anni, non sapeva nulla, non... ha detto, sai nonna, sai mamma, è venuta stanotte la nonna, mi ha accarezzato i capelli, quindi toscana, ha detto, dai Nini, stai bravo, Nini è un diminutivo, no? Bambinino, carino, cose, fai il bravo, eh? E poi se n'è andata. Oggi le prove, insomma, chi ha seguito i periodi che sono ben descritti nel Cerchio Firenze 77, Demofilo Fidani, le esperienze, le canalizzazioni che si trovano in internet, fatta da persone serie e in buona fede, io voglio soltanto considerare quella, ci danno la dimostrazione, ma noi continuiamo a essere tristi, tristi di cosa? Moriamo anche noi. Cioè io sono triste e non ci arriverò mai, voglio diventare miliardario e non ci arriverò mai. No, 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 anzi, io ho detto ai miei, se potete, io la raccomandazione la vorrei per il purgatorio. Ricordo a tutti che anni fa in paradiso ti riempirono di caffè, più lo mandi giù, più ti tira su e stavi tu in paradiso. Un bel purgatorio, ti purgano il giusto, l'inferno troppo caldo, ti purgano. Ma usciamo da questo sistema di ragionamento, diventiamo padroni veramente di noi stessi. Ma mi piace, non mi piace, mi serve, non mi serve. Poi utilizziamo tutte le tecniche, io utilizzo da molti anni la musica a 432. Quando mi è venuta questa idea, cioè come si può trovare un linguaggio che superi i linguaggi? La musica. We are the world, we are the children. O Maria Rosa il mio gattino, poverino, poverino. Bello. È stato cantato da tutti. Bene, allora ho detto, cerchiamo di espandere questa cultura, questa frequenza, e quella più benefica è a 432 Hz, ormai sperimentata in ospedale, eccetera, eccetera. Mi serviva un gruppo, venendo a Piacenza, dove lavora mio figlio, ho contattato il gruppo spaziotesla.it, che è stato il primo che in piemontese si dice mi ha dato da menta, perché io non l'ho mai saputo, mi ha dato retta, mi ha creduto, e poi cercavo un musicista garante, e un'amica di lunga data, giornalista anche lei, Manuela Pompas, che Anna conosce benissimo, mi ha detto, ma un mio amico prova, lui è un buon musicista, e ho trovato Rino Capitanata, che è stato il garante, mette le musiche, lui poi è una casa editrice, probabilmente faremo delle cose assieme. Certo, e ne parleremo anche noi qua su Focus, eh? Quindi sicuramente questo discorso della musica 432 Hz sarà sempre molto più presente e secondo me sempre più applicato. Cominciando da noi però, attenzione, io voglio salvare il mondo, la galassia, lì, però utilizziamola per noi. Anni fa io ho fatto la pubblicità per Kinder, più latte, meno cacao. Adesso direi più musica, meno medicine. Perché abbiamo... Tu come lo chiami? La musica? Che è anche lì, hai creato uno slogan, il medico della musica. Ah sì, non sì, sì, di sostituire, mutua, di sostituire il medico della mutua col medico della musica. Ma ci sono già molti che stanno studiando questa. C'è stato, molti lo conoscono, il metodo Tomatis, grandissimo. Adesso c'è solo più il figlio, no? Che lo porta, sì, avanti. In Italia io ho conosciuto il responsabile italiano, quello che per primo l'aveva portato in Italia. Mi sembra che la musica di Mozart,
Mozart, Mozart usa. Esatto, che facendo sentire queste frequenze ti modifica la situazione interna. Quindi, più Fanno prima un possibile. tracciato, eh? Prima fanno una sorta di test, non è un test audiometrico, perché poi evidenzia la parte emotiva, no? Emozionale, però viene fatto questo tracciato, sulla base di questo tracciato, come, ripeto, un tracciato di un test audiometrico, e quindi va in cabina con la cuffia, no? Con i segnali e tutto, e sulla base di quello si vedono quelle che sono state le cicatrici emozionali, e poi si curano così con la musica di Ecco, è chiaro Mozart, che se tu da indurre cominci, ad ascoltare. a usare la musica e non le pastiglie, c'è qualcuno che si ribella. Certo, Ci stanno già vuoi dire che lo dobbiamo dire sottovoce? programmando, se non ci tolgono la luce, ci stanno già programmando per settembre, ottobre. Ora, il mio lavoro come pubblicitario è stato anche quello di prevedere i consumi, cioè di fare un certo tipo di pubblicità o anche ideato dei prodotti che fossero accettati e durassero nel tempo. Allora, ho fatto una previsione nel 2020. Stavano diminuendo tutti i problemi del Covid, a parte il fatto, vabbè, io non l'ho mai chiamato Covid. Il coronavirus, io l'ho chiamato da subito Coronadeus, perché finalmente abbiamo avuto un Dio che ha messo d'accordo tutti. Nel nome di questo Dio, se stavi bravo e ubbidivi, ti salvava, se stavi cattivo, ti puniva. Quindi, dopo migliaia di anni, ho detto: guarda, finalmente abbiamo un Dio che ci ha uniti tutti, Coronadeus. E c'è una mia conoscente che mi ha mandato un'interpretazione. Io ho un disegno di come Le questa ha Coronadeus. visto il Coronadeus. Ci facciamo dei cartoni animati. Cosa ho previsto? Ho previsto nel 2020 gli ospedali si stavano svuotando, non c'era più questo problema. Dico, ma come possono le aziende farmaceutiche, chimiche, eccetera, accettare di bloccare i loro sistemi? Come possono tutte queste sale ospedaliere che hanno bisogno di tenere sempre pulite, chi va a fare le pulizie, chi produce l'ossigeno, chi produce le mascherine, possono questi fermarsi? Noi abbiamo avuto in Italia, il Torino in particolare, guarda Torino quante cose, la fabbrica italiana automobili Torino, Fiat. Io ho ipotizzato, e purtroppo ci stiamo arrivando, che nascerà, secondo me è già nata, la FIRO, Fabbrica Italiana Ricoveri Ospedalieri. Se non ci saranno più problemini, cosa ci vuole a mandare un virussino qualunque e dire: ma non siete mica scimmie, no? Per caso avete mica, e creare la paura. Ecco perché mi sono trovato poi a scrivere, ne parleremo un'altra volta, come Sì, si cancella come il si accende. paura virus, il virus della paura. Ne parlano tutti, ma nessuno ci dice come si cancella. Vabbè, io ho affrontato quel problema lì, ne parliamo poi un'altra volta. Certo, Però noi siamo parleremo in modo dentro, specifico di ecco, quello. la fabbrica italiana ricoveri ospedalieri, la FIRO, adesso è diventata la fabbrica internazionale ricoveri ospedalieri. Questo problema ci stanno già dicendo che ci sarà un vaccino nuovo modificato a settembre, perché non si possono bloccare tutto Certo, la questo macchina, ma sistema. sicuro, la macchina deve andare avanti e l'agenda anche del E quando 2030 anche. mi chiedono, secondo te, mio figlio e mia figlia, che lavoro dovrà fare? Una volta dicevo magari l'ingegnere, il fisico, oggi dico l'infermiere, come minimo deve imparare a fare delle punture, avrà il lavoro assicurato, tranne che, come in ogni gioco, c'è sempre il jolly. Ci stanno dicendo molti da sempre, Mer, Aurobindo, Sapico, che dal 1956 c'è una nuova energia, ci stanno dicendo che e si sente che sta succedendo qualcosa, che il jolly sia, secondo me, Oggi parlavo la musica.
Sì, la musica, ma oggi parlavo con uno dei nostri relatori e commentavamo che anche il colore del sole è cambiato. Il colore del sole è cambiato perché c'è un aumento di energia in atto, sicuro. E poi la musica sicuramente, perché la musica è l'inizio, no? Ma tutti Il abbiamo la suono, nostra musica, suona. no, tutti abbiamo la musica favorita. L'inizio, il suono, no? Esatto, la home, che è musica, è questa Esatto. cosa qui. Vedo che stiamo curando poco i pensieri da pensare, No, però no, stiamo ma no, andando. sono sempre pensieri da pensare, anche questi. Chiaro. Ecco, quindi cioè, riprendendo, ecco quello Ecco, che volevo leggere un è. pensiero di Krishnamurti, Ah, bello. anzi due. Ascoltiamo Krishnamurti, mi metto ad ascoltare. Lui dice, pensierino breve, breve, quello ed è quello che mi identifico, lui è io sono lui, quello che vi chiedo è di aprire la mente, non di credere. A Krishnamurti, che è andato in giro per il mondo per molti anni, degli amici hanno detto una volta: Krishnamurti, sono circa 70 anni che vai in giro per il mondo a portare agli uomini la tua saggezza. Non vedi che nulla è cambiato? Dappertutto ci sono ingiustizie, povertà, guerre. Lui ha risposto: quando un'ape trova un fiore, ne succhia il miele e poi fa zzz, per avvisare le altre api. La mia intenzione è di fare zzz, se ci riesco. Torna. Ah, la caratteristica di questo spazio Arrivo. sarà che ogni tanto Ecco. metterò qualche frasettina allegra, stimolante di quello che è stato il mio maestro in pubblicità, Romano Bertola, no? Quello che con Spieghiamo chi cui. è stato un grande. Romano Bertola, dunque, è stato il primo torinese, quella stasera a Torino ci dà Avanti Savoia. Sì. ci dà una lapide ad onore. Lui ha creato il primo carosello musicale, era anche musicista, ha fatto anche musiche Carletto, Il culetto è mio, eccetera. La prima, il carosello musicale, che vuol dire, esempio, fatto da lui, qualcuno la ricorderà. Punto appuntamento, yes, appuntamento di Appuntamento punte di mes punte a Reglia, dove solo un cieco, un sordo non capisce qual è il prodotto. Punte mes. Poi con lui abbiamo fatto Miguel Beh, Somigo, sai che quella Condor, pubblicità lì fatta da Armando Testa, no? Armando Quella Testa, pubblicità lì infatti. è quell'idea, è di fatti io gli dicevo nell'era giurassica una sera, una cena con lui, con Armando Testa, io mi ricordo che gli dissi perché punta e mezza in piemontese si dice Punto e così, un mezzo. punto e mezzo, un punto e mezzo, un punto e mezzo. E quindi dicevo, certo che sembra la scoperta dell'acqua calda, no? Un punto e mezzo. E lui mi ha detto, eh sì, certo, però sai, È quella l'importante è la averla forza. avuta per primi, no? È questa Poi idea. Bertolo è anche l'autore di, molti lo ricordano, Là nella pampa sconfinata, dove le pistole. Miguel Sommi. No, no, Tango Paulista, Ah no, dove? Dov'è la dov'è? donna? Carmen Sita, anima mia, Carmen chiudi il Sita, gas. giusto. Allora, a quei tempi lì, Paulista era la seconda marca della lavazza, ma grazie a questo carosello è diventato il caffè trainante. Bertola ha scritto anche molte cose, aveva l'ambizione, cioè, di scrivere, in particolare molte piccole frasi, molte piccole storie. Aveva anche vinto a 23 anni il premio Cesare Pavese come miglior scrittore italiano. Poi ha fatto pubblicitario anche lui, una casa di produzione. Allora io ho ritagliato dai suoi libri alcune frasi che metterò di tanto in tanto. Adesso Va comincio bene, con questa qua. sì. Spesso sono abbastanza in argomento. Dopo morto ho buone probabilità di reincarnarmi. Me l'ha assicurato la mia guida spirituale tibetana, che ha delle conoscenze alla Simmental.
Torna. Ah, ne leggo un'altra, dai, Torna, torna, torna. drammatizziamo. Sì, dai. Il lupo di Gubbio si arrabbiò come una bestia quando venne a sapere che San Francesco usciva con Cappuccetto Rosso. E quindi, Dai, che è la prima volta che facciamo stasera, qualcosa di allegro, così è una rubrica con delle note da pensare, da perché? pensare. Va bene, dai. Ancora questa, via. Sì. Vabbè, due. Il cane è il miglior amico dell'uomo. Magari lo sarebbe anche il maiale, ma non gliene danno il tempo. Questa c'ha due doppio significato. Stasera ho assistito a un esorcismo. A un certo punto, l'uomo ha cominciato a urlare come un dannato e proferire terribili bestemmie. Era l'esorcista, cui l'indemoniato aveva tirato un calcio nelle palle. Quando ce l'ho, ce l'ho. Dai! Eccoci, va bene, chiudiamo il siparietto, quello del Sì, sorriso, e quindi rilassante. sì, anche questa è cioè una cosa che abbiamo detto, dai, facciamo qualche cosa che serve anche un po' a distendere, così intervalliamo un po', facciamo qualcosa che di solito non si fa, no? Ma Quindi. io ho due tecniche, perché così poi possiamo, vedo che è passato anche il tempo. Due tecniche che sono nel libro Come si cancella il paura virus, tra le tante che ho messo, perché ho detto Sì. è una sintesi. All'interno del libro ho anche messo Come si cancella la paura della morte, perché tutte è una tecnica psicologica condotta in una certa maniera, a livello alfa, sperimentata, quelle che l'hanno fatta sono tornati tutti, quindi insomma 100%. Mi piace Perché assolutamente. tutti dicono la morte non esiste, non bisogna aver paura della morte, ma non ci dicono come si cancella questa paura. È la prima paura. Ho La più sentito grande. Tutte le ricerche psicologiche dicono che quella è la più una grande. conferenza di 2 settimane fa di Massimo Citro, e Sì. dice la morte è la prima paura. Beh, lui lo sa perché forse 20 anni fa ha fatto il corso con me, dove ha fatto l'esercizio di come si cancella. Poi lui anche altre cose, direi in sintesi in Apocalisse, no? Che è il libro che è appena Che è appena uscito, uscito e Dio Blu Tra poco Comenda. verrà, certo, sì. Edizione. Tra poco Bene. verrà nel salotto. Allora, sono in una situazione disperata. Il lavoro mi sta stressando, mi sto ammalando, sono in crisi. Litigo con mia moglie, tratto male. Sono in una situazione al limite. Già al mattino, quando apro gli occhi, devo andare a lavorare. Si rallenta il respiro. Allora, si può applicare, viene descritto tranquillamente. Io lo chiamo un elettrodomestico, eh? Un elettrodomestico che ho inventato diversi anni fa, è di utilizzo. Non c'è copyright, quindi si può usare tranquillamente. L'ho chiamato con una parola sola, si chiama affanculometro. Come funziona l'affanculometro? Vado in ufficio, ammettiamo dal titolare, però si può applicare con parenti, amici, funziona anche lì. Tua madre, tua sorella, tuo nonno e tua nonna, andate tutti a. Osservo che istantaneamente sto meglio. Perché? È perché mi sono liberato di una zavorra, le mie frequenze, la mia luce si solleva. E guardo che cosa succede da parte del mio capo ufficio. Se anche a lui non servo più, mi dirà e vacci anche tu. Mi giro, me ne esco, torno nel mio ufficio più libero e rilassato. Ma se, come succede molte volte, gli servo ancora, lui dirà: ma no, non ci siamo capiti, non fare così, andiamo a prendere il caffè, mi darà una pacca sulla spalla. Io dovrò però prima aver visualizzato qual è il risultato che voglio ottenere. Non soltanto che mi dica facciamo pace, siamo amici. No,
un aumento di stipendio, lo spostamento dall'ufficio con quella tale lì, eccetera. Quindi io devo prima immaginare qual è il risultato che voglio ottenere e poi faccio scattare la fanculometro. Sono certo al 150% che tutti l'hanno già utilizzato senza sapere che era stato inventato da uno che ha vissuto a Torino 30 anni. Tanto per ritornare. La seconda tecnica invece funziona per chi ha fede. Nel libro ho anche messo, utilizzando una parte che è un libro di Amrita Edizioni, di come si incontra il proprio angelo custode. Magari ne parliamo un'altra volta. Sì. Ci sono, insomma, ho avuto delle esperienze interessanti. Poi io dico sempre che con un paio di Madonne ho fatto degli affari. Quella di Don Bosco. Come editore. Con i Salesiani ho fatto decine di adozioni a distanza con le Suore del Sorriso, avremo modo di parlare. E con quella, una Madonna delle Rose, che è vicino a Piacenza, in un posto si chiama San Donato, San Giorgio, sono vicino a Piacenza, lì c'è anche un'acqua benedetta e cos'è. Perché se la Madonna è la madre, non mi viene in mente di andare a baciargli la mano, i piedi, Virgo purissima, ora pronome, ma che Virgo purissima? A mamma, è la madre. Quindi a mamma io ho bisogno di questo, questo e questo, in cambio ti do questo e questo e questo. Quello che faceva Don Bosco. Adesso non abbiamo tempo, ma Don Bosco aveva queste visioni di questo, sì, ma le utilizzava per ottenere minimo il pane per i suoi ragazzi, minimo da mangiare, minimo i soldi per costruire quello che poi ha costruito nelle varie parti e per creare il potere dei Salesiani. Come ha fatto un semplice prete bassotto, forzuto, ma bassotto, fenomenale come mente, a creare il potere dei Salesiani? Cioè, che forza aveva? E perché non possiamo attivarla anche noi? Bene. Allora, io ho fede, ma sono in una situazione disperata senza uscita. So che ho i miei referenti, che può essere Padre Pio, ma io mi rivolgo direttamente a Dio, cioè il titolare. Anche lui è mio padre. Siamo fatti a immagine e somiglianza. Perché devo andare più in basso, che lo stesso testamento dice che non bisogna usare né immagine né santi né santini? Quindi una volta ho chiesto a dei preti di togliere tutte le statue che c'erano in chiesa, ma non l'hanno fatto. Sembra che sia un business quello. Ma citano il testamento, tutte le volte ci leggono le paginette, c'è scritto lì. No, fine. Allora, sono in una situazione disperata, non vedo via di uscite. Cosa faccio se ho fede, una grande fede? Qual è la mia strada? Una è: Signore, sia fatta la tua volontà, e se c'è, risponde, è obbligato a rispondere. Come Google è obbligato a rispondere se io faccio la domanda giusta, perché il collegamento è totale, tutto è una cosa. Oppure, anche qui un altro elettrodomestico, scritto tutto attaccato, che io mi ripeto tranquillamente, ed è: e chi se ne frega. Quindi, caro Signore, se ti servo ancora, risolvimi la situazione. Se non ti servo, taglia e ne parliamo un'altra volta. E chi se ne frega, tutto attaccato. E ha funzionato questa tecnica? Per forza, non può non funzionare. Allora, attenzione, il computer l'abbiamo creato noi, giusto? Mm-hmm. Su base 2. Mi piace, non mi piace, mi serve. Se non attacchi la spina, non funziona. Allora, devi attaccare la spina, devi fare, vai su Google, tanto per dirne uno, o su Vai Focus 3.0, è obbligato a rispondere. Perché noi stiamo arricchendo Google e Google risponde in funzione di. Se tutto è uno, come ci dice la fisica quantistica, siamo lì. In Oriente parlano del piano della Akasha, cose, sì. In questo grosso lago in cui c'è tutto che si sta arricchendo dei nostri pensieri, ma facendo una domanda
che è logica perché è dentro il mio DNA, cioè l'italiano ha 21 lettere dell'alfabeto, ha la fantasia di 21 lettere dell'alfabeto. I giapponesi che hanno 500 pittogrammi o come si chiamano, pensa che hanno creato loro. Infatti la differenza tra la nostra Gioconda con tutti questi colori e cose e i disegni che fanno i taoisti in particolare con 5 tratti neri e non correggono, e tu capisci cosa vogliono dire, già lì si capisce che tipo di differenza mentale e che tipo di fantasia abbiano rispetto a noi che abbiamo 21 lettere. Quando poi ci hanno dato la X e la Y, infatti appena possiamo noi diciamo parole in inglese, quello, ci siamo arricchiti in maniera enorme. Altrimenti certo. Quello è il mondo in cui noi giriamo. Per questo ci possiamo rivolgere, se ci crediamo, alla Madonna come madre e non come questa entità con le collanine. Quelli sono idoli. Vuoi crearti il tuo idolo? Benissimo. Io non dico di non farlo, ma chi vuole elevare un pochettino le frequenze, ricomincio da io, utilizziamo le nostre forze. Quindi quello che noi siamo stati attraverso i nostri genitori, eccetera, sono presenti sempre. Io devo attivare dei meccanismi per attivarli. Qual è il linguaggio più facile da sempre? È stato il suono. Qual è il suono che oggi sperimentalmente in tutto il mondo funziona di più? La musica 432. Allora, appena posso, per me, come mia flebo, ascoltiamo un po' più di musica, perché di sicuro quando ascolto la musica non mi viene voglia di buttare le bombe. Sì. Ma anche, volevo dirti, anche la OM è come suono, certo, primordiale, anche, no? Che quindi... Anche la OM, c'è la Tonini che ha lanciato circa un anno fa, Marina Tonini. Sì, la Marina, sì. Marina. E il caso vuole, perché probabilmente non sapeva di questa mia cosa che io ho iniziato 4 anni fa, ma tutto gira, la musica del musicista è a 432 Hz. Sì, Bollani spinge a 432 Hz. Esatto, infatti volevo dirti che comunque è a 432 Hz. Quella musica. Però mentre la Tonini fa un discorso, lei parte da Sirio, sì, le voci di Sirio, per cui uno può dire è un'esaltata. A sì, quello... perché lei comunque è una contattata. Però il messaggio è interessante, cioè uniamo gli uomini attraverso la OM con una musica. Lei fa un lavoro che deve unire gli uomini. A me interessa di più cercare di unire i gruppi, quindi che tutti i gruppi mettano o all'inizio o alla fine, come fa Spazio Tesla, queste musiche, quindi andando in... Come abbiamo messo noi, come abbiamo messo all'inizio, noi nella sigla, e ringraziamo, anche se già riportato e scritto, ringraziamo appunto Rino Capitanata che ci ha dato questa musica da poter mettere nella sigla. In internet ci sono tutte le musiche, ci sono i Beatles, Beto, c'è tutto a 432. Chiariamo bene, non è che io sono sicuro che la musica che sento attraverso internet sia esattamente a 432, perché dipenderà, ma di sicuro la forma pensiero è quella. Se io dico chiudete gli occhi e immaginate il primo bacio, lo rivivo, non al 100%, ma lo rivivrò al 70, 80, 90. Ecco, si tratta di raggiungere almeno quella cosa lì. Poi se uno usa un CD e delle cuffie stereo multi avranno più effetto, però portiamo avanti questa forma pensiero musicale. Ecco, voglio dirti subito qual è stato l'effetto di questa nostra prima serata con la tua rubrica. Non dire parolacce. No, ti dico quello che ha scritto. Vabbè. Scusate, è sempre la mia tosse. Dico, Simona dice, può il signor Romiti adottarmi? Che bello porsi domande e creare paradossi. Si muovono tutte le sovrastrutture interiori, chissà che non ci faccia davvero bene
togliere un po' di identificazione. Grazie. Dipende dall'età che ha, perché io ho detto che io ho 17 anni e vado per i 18. Dai, ultima cosa, ringioveniamo, ringiovaniamo. Allora, le nostre cellule, cioè noi sappiamo che entro 7 anni, c'è chi dice di meno, di noi non c'è più nulla. Io ho trovato un testo che dice, secondo una recente ricerca, il corpo ha circa 15 anni. Le cellule del sistema digestivo cambiano in 5 minuti. Le gengive si rigenerano ogni 2 settimane. Il fegato si rigenera ogni 6 mesi. I globuli rossi vivono 120 giorni. Il cuore si rigenera ogni 6-9 mesi. Quindi di noi non c'è più nulla. Noi facciamo vedere le nostre foto, diciamo quali sono io. No. Quindi, invece di dire quanti anni hai, dovremmo dire, quando incontriamo un amico, quanti cadaveri hai costruito. Se io fossi solo un corpo, ecco, non sono un corpo. Quindi, io ho riscoperto, scoperto, che poi ho trovato chi lo diceva, e anche qui si dice il nostro corpo ha 15 anni, che noi ci fermiamo statisticamente. Quell'io che dicevo, no, il corpo va avanti per conto suo, tra i 15 e i 18 anni. Questa è l'età statistica media. Poi ci sono in particolare molte donne che dicono, io me ne sento 7, 9, 12. Statisticamente ci fermiamo dai 15 ai 18 anni. Quindi il nostro lavoro non è di tornare bambini, rimbambini, wah, wah, wah. Ragazzi, ragazzini. Bene. Come si fa a sapere che età ho? Quello che faccio io mi metto periodicamente davanti a uno specchio, lo specchio fa vedere la nostra persona, persona vuol dire maschera, che oltretutto io dico, io sono quello lì, sono al contrario a 2 dimensioni, quindi insomma la realtà, la famosa realtà, però quello mi rappresenta, sono io e gli chiedo, noi non sappiamo mentire a noi stessi. Se uno non è un attore, non riesce a ridersi in faccia. Ci prendiamo così sul serio e non riusciamo. Provate, viene fuori un ghigno. Bene, e ci chiediamo quanti anni ho e sentiamo interiormente quanti ne abbiamo. Può succedere, che ne ho 40 ma me ne sento 70. Perché quello è il sintomo che ho talmente tanti problemi da risolvere. Che devo lavorare su sto fatto per abbassare sti 70. Come faccio? Guardo la sera Stanley e Ollie, ho visto che stanno riproducendo i film, sento la musica 432. Devo abbassare queste frequenze che a 40 anni mi fanno dire ne ho 70. Del resto, tutte le varie feste che noi facciamo, la festa del papà, sono ragazzi che vogliono giocare. Io non credo che sia che l'uomo voglia raggiungere la felicità. L'uomo vuole giocare. È il gioco, Lila, dico, il gioco la base. Faccio sempre l'esempio di Messner, l'alpinista. Ha scalato tutti gli 8.000 metri senza ossigeno. Sai che goduria. Per lui era quello il gioco. Anche se gli è morto un fratello, sono morti degli amici. Il gioco. Allora, impariamo a giocare. Chiariamo con noi stessi che età ho, non importa farlo tutti i giorni, cioè quante me ne sento io veramente. E su quella base, se giro tra i 15 e i 18, va bene anche 9-10 delle volte. Ok, l'ottantenne che scappa con una trentenne e lui se ne sente 15 e dice agli amici: sto andando anche con una più vecchia. Questa è la nostra realtà. Quindi prendiamo bene coscienza del fatto che ho un corpo ma non sono il mio corpo, ho delle emozioni, non sono le mie emozioni, ho dei pensieri, non sono i miei pensieri, io sono quella cosa che vede attraverso gli occhi, ma non è gli occhi. E ragiono secondo il mio unico istante, ma che è l'inizio del resto dei miei istanti, mi piace o non mi piace, mi serve o non mi serve. Perfetto, direi che è una splendida chiusura. Come prima,
puntata della tua rubrica, caro Roberto, penso che sia un po' una summa e che è anche un bel esercizio per la prossima, per il prossimo incontro, che sarà appunto nel mese di giugno, e quindi diciamo che già esercitarci, ecco, su questo, penso che ci possa fare molto bene, anzi mi sembra anche carino che di volta in volta si lasci un esercizio da fare. Cosa ne pensi? Sì, anche di altri, perché avendo fatto questa selezione, questo bignami di esperienze da 5.000 anni, perché ho ripreso tutto, quindi posso citare Platone come Renato Raschel o come Bertola. Benissimo. Quindi il mio lavoro è stato questo di selezione di pensieri da pensare. Benissimo, abbiamo il bignami dei pensieri da pensare, è vero? E più musica, meno medicine. Va bene, questo mi piace tanto. Meglio il medico della musica che non il medico delle medicine, vero? Della mutua, sì. No, adesso comunque facciamo, esatto, il medico della mutua che non... Il medico della mutua deve diventare anche il medico della musica. Così come ha dovuto negli anni affinarsi. Oggi molte cure che ti dà sono frequenze, vai a fare i raggi, vai a fare quello, quell'altro. L'indagine viene fatta attraverso l'utilizzo delle onde. Anche lui ha dovuto aggiornarsi. E dell'imaging, esatto. E se cominciano a mettere nei loro antri, nelle loro stanze... Negli studi, esatto. Nelle sale d'attesa. La musica, questa è una bella idea, no? Mettere nelle sale... Rino Capitanata... Mi ha mandato un articolo dove, mi sembra Udine, in una scuola i bambini iniziano le lezioni con della musica a 4:32 e hanno notato che i bambini sono più tranquilli, è inevitabile. Certo, perché tu li trasmetti in equilibrio, certo, riprendi la vibrazione del pianeta. E serve anche agli insegnanti, ecco. Mal pagati, scioperati, serve a tutti. Va bene. Allora, io ringrazio tutti quanti i nostri amici, che sono stati tanti, che ci hanno seguito, e quindi, caro Roberto, allora benvenuto su Focus 3.0, Mistero della Vita, e quindi ti aspettiamo al prossimo appuntamento nel mese di giugno con Pensieri da Pensare. Grazie infinite. Da parte di tutti.